Molti libri furono da lui composti e pubblicati, molte prediche furono tenute in chiesa, trascritte e corrette. Queste opere furono tante che a stento uno studioso ha la possibilità di leggerle e imparare a conoscerle. D'altra parte, per non defraudare di nulla chi ha brama di parole, di verità, ho stabilito, con l'aiuto di Dio, di allegare alla fine di questo libro anche l'indice di quei libri, prediche e lettere. Così scrive il vescovo Possidio, discepolo e amico di Agostino, a proposito della straordinaria vastità della produzione letteraria del filosofo e padre della Chiesa, produzione che egli distingue in tre gruppi. Il primo gruppo è costituito da quelli che Possidio chiama libri. Si tratta di opere destinate alla lettura di un pubblico prevalentemente intellettuale, trattati a carattere dottrinale, per esempio il De Trinitate sul problema della Trinità, opere polemiche contro le sette cristiane e le eresie come il De Baptismo sulla validità del sacramento del battesimo contro il movimento dei donatisti, opere esegetiche di commento e interpretazione dei testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, in ogni caso opere di una certa ampiezza. Tra queste, due opere si segnalano per l'influsso che hanno esercitato sulla cultura europea medievale e umanistico-rinascimentale, le Confessioni e il De Civitate Dei. Il secondo gruppo è formato dalle prediche, cioè sermoni e omelie destinate alla comunità di fedeli di Ippona e di altre località africane. Essi si collocano dunque nel quadro dell'attività pastorale. Le prediche, pronunciate in forma orale e poi trascritte, costituiscono un imponente corpus di circa 800 testi su argomenti disparati. Nel terzo gruppo si collocano le lettere, che compongono l'ampio epistolario di Agostino, indirizzate, dalla conversione fino alla morte, a destinatari di varia collocazione pubblica e privata. L'attività letteraria di Agostino ha inizio con il ritiro a Cassiciaco e prosegue ininterrottamente fino al termine della vita, con un'impennata di produttività in coincidenza con la nomina a vescovo di Ippona nel 396, a dimostrazione dello stretto collegamento tra la dimensione di scrittore e quella di cristiano e di prelato. La letteratura è per Agostino una delle molte forme del suo impegno religioso, come dimostra il ruolo emblematico attribuito all'opera a lui più cara, le Confessioni, scritte all'inizio del suo incarico episcopale a marcare l'inizio di una nuova vita.